sul sito di creativecommons.org, un po' lentino perché insomma la rete è già bella appesantita, troverete, vedete i principali, diciamo, punti del menu principale. C'è proprio il primo che è Share Your Work, condividi la tua opera. Condividi la tua opera, mi manda qua, mi manda ad una sostanzialmente una procedura guidata che mi fa una serie di domande e che mi aiuta a scegliere. Allora, secondo me, con il vostro titolo di studio particolarmente elevato e il fatto che avete seguito questo corso e che siete comunque diciamo, quelli che una volta vengono chiamati nativi digitali, questa definizione poi è stata più volte criticata, però se dovreste avere una certa dimestichezza con questi temi più di altre generazioni, secondo me ce la fate anche senza passare di qua, cioè avete fatto questo corso, avete le mie slide, però per chi volesse avere la pappa un po' pronta, eccolo qua. Voi andate su Get Started e lui vi porta questa procedura guidata, che era quella che io ho inserito nelle slide come screenshot. Vedete che, zoom un po', vediamo se, eccolo qua. Lui mi dice, no, questo va benissimo così. Lui mi dice, scegli la licenza, cioè scegli gli elementi che devono avere la licenza, che deve avere la licenza, e ce lo fa scegliere attraverso due domande. Ovvero, condividi che vengano condivisi adattamenti della tua opera, cioè che vengano fatte opere derivate, come abbiamo detto. E qui abbiamo tre possibili risposte. Sì, no, sì, fin tanto che gli altri condividano allo stesso modo. E poi abbiamo una seconda domanda. Permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali? E qua abbiamo solamente due opzioni. Sì, no. E vedete che se la matematica non è un'opinione, abbiamo tre opzioni qua, due per tre fa sei, e vengono fuori esattamente le sei licenze Creative Commons. Guardate qua a destra. Adesso se noi cambiamo il pallino, spostiamo il pallino cambiando la risposta, cambia la licenza anche di là. Ok? Eccolo qua. Quindi ho detto sì fin tanto che gli altri condividono allo stesso modo e lui mi ha fatto comparire il login del share alike. Se dico che voglio anche che vengano vietati gli scopi commerciali, lui mi fa comparire il dollaro barrato. Se le opere derivate invece non mi piacciono e voglio diffondere senza opere derivate, ecco che mi compare l'uguale al posto del login, dello share alike. Niente di più, niente di meno, cioè proprio è una procedura guidata per scegliere la licenza. A prova anche qua di ragazzino di scuola media. La parte più interessante forse per voi e soprattutto per i bibliotecari, per chi gestisce gli archivi, è questa parte qua, quella sui metadati. E poi questa parte, ecco. Purtroppo qua dovremmo zoomare troppo e non si potrebbe vedere, però ogni volta che voi cambiate la licenza, qua, non solo, scusate, ogni volta che voi cambiate la risposta, non solo qua cambia la licenza, ma cambia anche questo pezzo qua, cioè cambia anche la stringa di codice HTML che lui ci fornisce. Questo perché? Perché le Creative Commons vengono pensate come licenze principalmente destinate al web, anche se non è del tutto vero, cioè le licenze Creative Commons funzionano anche sui libri, sui CD, sui DVD, cioè quindi anche nel mondo, diciamo, non digitale, delle opere su supporto fisico. Però, insomma, principalmente sono nate negli anni 2000 con, diciamo, con l'esplosione di internet come fenomeno di massa. E quindi Creative Commons ci fornisce anche dei metadati, cioè una stringa di codice HTML contenente dei metadati, secondo lo standard RDF, che inseriti correttamente nel codice della pagina web che io utilizzo per pubblicare l'opera, permettono ai motori di ricerca di capire che lì c'è un'opera con licenza Creative Commons, ok? Quindi io vado sostanzialmente, insomma, per chi ha un po' di conoscenze di HTML, a copia e incollare questa stringa di codice, lo vado a inserire nel footer del mio sito. E lui mi fa comparire questa dicitura con tanto di bollino, no? Di bottoncino di Creative Commons e il link che manda la licenza. Ok? Adesso vi faccio vedere la parte interessante. Cioè, scusate, la parte interessante qual è? È che con questi metadati Google e gli altri motori di ricerca capiscono che lì c'è un'opera con licenza Creative Commons e quindi la rendono più facilmente visibile, indicizzabile e trovabile. Dagli utilizzatori di queste potenziali opere. E di qua
C'è una parte opzionale che però ci permette di arricchire questi metadati. Io clicco, esatto, si apre una cosa, purtroppo non è fatta benissimo a livello grafico. Vabbè, sì, è proprio brutta. Già vista sta cosa. Però ecco, io qua posso mettere, vedete, facciamo un esempio, non so, visto che era pochi anni fa, pochi giorni fa, il Dante, il giorno dedicato a Dante, titolo dell'opera Divina Commedia. Attribuisci il nome dell'opera a Dante Alighieri. E ipotizziamo che Dante sia un giovane scrittore che ha il suo sito Alighieri.it. Alighieri.it, vabbè, questo non ci interessa. E il tipo di formato, direi testo, perché è un poema, quindi un'opera letteraria. Non so se vi siete resi conto, ma qua di fianco è già cambiato. Guardate anche toccando solamente testo, no? Vedete che qua cambia il metadato relativo al formato. E poi ha inserito una serie, vedete, di altre informazioni, fra cui Divina Commedia, che compare qua, eccolo, sotto la tag title, che è questa. E poi il link a cui Dante Alighieri vuole che sia attribuito, no? L'attribution, eccolo qua, href, che indica un link esterno. Dante Alighieri, quindi ripeto, senza avere mastodontiche conoscenze di HTML, di creazione di siti web, ci fa capire un po' come funziona. Vedete che è cambiata anche questa stringa, questo pezzo di questa disclaimer, questa anteprima di disclaimer. Divina Commedia di Dante Alighieri è distribuito con licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale. Se io clicco su Dante Alighieri, lui mi manda ad alighieri.it. Adesso non lo clicco perché si aprirà qualcosa che non c'entra nulla con Dante. Ma se clicco sulla licenza, andiamo finalmente a vedere, così la Ladies and Gentlemen, eccola qua, finalmente incontrate la licenza Creative Commons. Eccola qua. Questa è una Attribution of Commercial No Derivatives, quindi non è tra quelle più libere. E qua avete quelle due anime che vi dicevo prima, le libertà concesse e le condizioni imposte. Ok, le libertà concesse, guardate, you are free to, tu sei libero di. Vabbè, guardiamola in italiano, insomma, abbiamo deciso di fare questo corso in italiano, facciamolo in italiano fino in fondo. Si può tradurre in italiano, la pagina diventa così. No, diventa così un. Ah, eccolo, sì, si è cambiata. Allora, tu sei libero di condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Sembra poco, ma noi con queste tre righe abbiamo già liberato più della metà dei diritti esclusivi che abbiamo visto questa mattina nel nostro elenco. Ok? Riprodurre, distribuire, condividere, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire in pubblico e recitare in pubblico con qualsiasi mezzo e formato, quindi non fa distinzione di mezzo di formato l'opera, la licenza Creative Commons. Quindi queste sono le libertà che voi avete concesso. Cambia, c'è la parte poi invece sulle condizioni imposte, che è quella che risente, diciamo, no, dei login che noi abbiamo scelto. L'attribution c'è sempre. L'attribution è fissa in tutte e sei, no? Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata e fornire un link alla licenza, bla bla bla. E poi c'è non commercial, non commerciale, non puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali, e se linkate qua vi spiega che cosa si intende più nello specifico per scopi commerciali, e non puoi farne opere derivate, cioè se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso non puoi distribuirlo. Cioè, quindi in realtà ecco più propriamente, attenzione, questo è giusto precisarlo, forse non sono stato io preciso, non è che ti vieta di farle le opere derivate, ti vieta di diffonderle, cioè nel senso che uno a casa sua può sempre farsi il remix di un brano musicale preso da un disco, cioè nessuno, no, il diritto d'autore non arriva a quel livello di poter entrare in casa tua e di controllare cosa stai facendo. Ovviamente ti obbliga, cioè ti vieta di diffondere quello che hai fatto, ok? Cambiamola, facciamo, mettiamo invece vediamo quella di Wikipedia proprio. La cambio direttamente da qua in alto.
basta cambiare l'URL e mettere SA. Adesso la cambierà, eccola qui. Questa è quella, una delle più note, perché viene utilizzata da Wikipedia, l'ho utilizzata anch'io per le mie slide. Vedete che qua è aumentata la libertà, perché c'è anche la modifica. Tu sei libero di modificare, remixare, trasformare il materiale basato su di esso per le tue opere, per qualsiasi fine anche commerciale. E qua è sparito il no derivatives, cioè l'uguale, ma è comparso il share alike, tradotto stessa licenza. A me non piace molto, preferisco condividere allo stesso modo, perché è una traduzione più letterale e più neutra. Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza del materiale originario. Basta, nel senso che più di così non credo sia necessario dirvi per l'applicazione della licenza Creative Commons. Ci interessa adesso fare l'altro giro, ovvero vedere cosa succede se noi siamo dall'altra parte della staccionata, della barricata, cioè coloro che invece stanno semplicemente cercando opere sotto licenza Creative Commons per le proprie creazioni. E questo è un caso in cui rientrate anche voi, ripeto, cioè sto cercando un'immagine, uno schema che parla di, che ne so, no? dell'adenovirus, perché sto facendo un articolo sui nuovi vaccini che creano problemi di trombosi e quindi mi serve un'immagine che rappresenta un certo tipo di virus. Ok, vado a cercarla, non ho le competenze per crearla io, vado a cercarla in un repository che abbia queste caratteristiche. Questo è un semplice motore di ricerca, Search for Content to Reuse. Questo è tra l'altro mirato sulle immagini. Creative Commons prima ne aveva uno invece neutro, cioè qua c'è scritto eccolo, qua in basso, The Old Search Portal, cioè prima, ve lo faccio vedere in una schermata a parte, prima ce n'era uno, vediamo se si apre, ce n'era uno che, esatto, vedete, non cercava solo immagini, ma cercava ogni tipo di contenuto e andava a cercare su vari repository, fra cui c'è, vabbè, Wikimedia Commons, Google Immagini, Europeana, purtroppo forse voi lo vedete un po' tagliato, chi vede la registrazione, qui c'è Flickr che è per le immagini, Jamendo per la musica, Pixabay per le immagini, YouTube per i video, ce ne sono tanti. Creative Commons ultimamente ha scelto invece di soffermarsi alle immagini, perché ha notato che è, diciamo, il tipo di creazione su cui questa ricerca probabilmente viene fatta più spesso e ha più senso, e anche perché, come vi farò vedere dopo, c'è per tutto il resto c'è già Google che lo fa, cioè che fa un filtro e che permette di percepire o meno se c'è una licenza Creative Commons applicata alle opere. Vediamo un po' che ore sono. Sì, perfetto, guarda. Niente, cioè, come vi dicevo prima, questo è un normalissimo motore di ricerca che applica dei filtri sensibili allo status di licenza. Io qua stavamo dicendo, mi serve un'immagine... Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede così. Forse chiedo troppo, eh? Però mi serve un'immagine che sia anche utilizzabile commercialmente. No, facciamo che sia semplicemente modificabile. Perché, insomma, il vostro caso, no? Quello che diceva prima il vostro collega pubblico su un sito di divulgazione scientifica che è open access, quindi mi serve semplicemente la possibilità di farci modifiche, perché voglio, insomma, metterci un po' le mani su queste immagini. Quindi faccio così, vediamo cosa succede. Non garantisco che esca qualcosa di interessante, perché probabilmente è una ricerca un po' molto molto, ecco, no, ho trovato 149 immagini. Allora, lascio a chi è del settore giudicare se sono valide le immagini, sinceramente non ho gli strumenti per capire. Questa è simpatica, ok? Però ecco, vedete, qua ho trovato delle immagini, ecco, facciamo finta questa. Model of an adenovirus magnified 3 million times. Qua abbiamo già in alto, vedete,
i simbolini che ci dicono quali sono i termini di licenza applicati a questa immagine. Io clicco sull'immagine, lui mi manda probabilmente alla fonte, eccola qua, con un po' di informazioni. Vabbè, qui troppo viene tagliato. Qua ci sono, ecco, i credit. C'è lo share alike, scusate, lo share alike, c'è l'attribution, cioè devi dare credito al creatore, il non commercial, perché questo è un CC by NCSA, e share adaptation, cioè puoi farne, puoi rilasciare adattamenti, che modifiche delle opere, le cosiddette opere derivate, ma sotto la stessa licenza. Ok, quindi questo è un po' il mondo in cui viviamo. Vedete quante, insomma, 143 non ne sono venute fuori poche, per, visto il tipo di ricerca molto di nicchia che abbiamo fatto. Vi dicevo che questa cosa la fa Google, e voi direte, ma come, ma non ci siamo mai accorti? E certo che non vi siete mai accorti, perché Google la nasconde. Però andiamo un po' su Google Immagini. No, andiamo su Google generico, scusate. Andiamo su Google generico e gli chiediamo la stessa cosa. Adenovirus. Vengono fuori, ovviamente, tutto il mondo viene fuori adesso, perché si parla praticamente solo di questo ultimamente, però noi andiamo su immagini. Ok, noi abbiamo fatto una ricerca generica di immagini. Cosa facciamo? Prendiamo la prima che ci piace? Questa? Questa ci piace molto? La prendiamo? No, nel senso che prima di prenderla devo capire se c'è del copyright che mi rompe le scatole. E già cliccando, guardate cosa ci dice Google. Attenzione, le immagini potrebbero essere soggette a copyright, che praticamente non ci sta dicendo nulla in realtà. Cioè, grazie, mi verrebbe da dire. Dopo che avete capito come funziona il diritto d'autore, se mi dici con il verbo al condizionale potrebbero essere soggette a copyright, non mi hai detto nulla, perché è chiaro che potrebbero. A me servirebbe invece un'informazione un po' più chiara, un po' più netta, se c'è o non c'è un copyright. Allora vuol dire che non ho scelto nel posto giusto, nel senso che sono rimasto in una ricerca generica. E infatti, se io vado su strumenti, mi compaiono dei filtri. Mi auguro che qualcuno di voi questa cosa l'abbia già vista, insomma, siete persone che dovrebbero avere un livello di attenzione ai particolari più elevato della media. Se ci fate caso, ci sono dei filtri che riguardano il tipo di immagine, la data, l'ora in cui è stata scattata, il colore, ma soprattutto quello che ci interessa è questa cosa qua. Zoom, i diritti di utilizzo. E lui cosa fa? Ci fa un filtro tra quelle che hanno licenza Creative Commons oppure che hanno altre licenze commerciali o meno che consentono un certo tipo di libertà. Allora, così cominciamo a ragionare. Se io faccio licenza Creative Commons, scommettiamo che arrivano più o meno quelle che abbiamo visto prima, perché le abbiamo cercate più o meno sulla rete, se non mi ricordo, sono distribuite in modo diverso, ma sono sicuro che più o meno arriveremmo a quella che abbiamo trovato prima. Bisogna un attimo magari darsi da fare e cercarla meglio, però più o meno, ecco, queste qua, adesso facciamo finta che ne abbiamo trovato un'altra che ci piace di più, è questa. Questa compare qua di fianco e ci dice, vedete che è cambiato sotto, c'è scritto scarica questa immagine su Flickr, dettagli licenza, vuol dire che qua Google ha delle informazioni in più e quindi non usa più il condizionale, cioè me le fornisce queste informazioni, dettagli licenza, io clicco e mi dovrebbe mandare proprio, perfetto, cioè mi ha mandato direttamente la licenza, quindi più di così, attribution or commercial share alike, ok? Questa è una 2.0, vabbè, così vi faccio vedere anche questa cosa, cioè le licenze hanno un numero perché sono state aggiornate, cioè le 4.0 sono arrivate nel 2013-2014 e sono le più recenti, però Creative Commons esiste dal 2002 e quindi ci sono licenze che magari sono un po' vecchiotte e sono rimaste nella vecchia versione, però più o meno, come vedete, sono strutturate nello stesso modo. Bene, basta, da oggi in poi non siete più autorizzati quindi a prendere le immagini o i video così a casaccio dal web, ma avete questo obbligo morale di passare da, cioè fare un passaggio in più, cioè impostare un filtro per vedere se
l'immagine ha uno status di diritto di copyright particolare. Tra l'altro ve la faccio vedere nella sua fonte originaria, perché Flickr è un bellissimo repository, non so se lo conoscete. Se qualcuno di voi ha la passione della fotografia sicuramente lo conosce. Però Flickr è un bel repository in cui trovate più che altro fotografie, più che, che immagini tecniche o icone come queste. Però ecco, è comodo perché vi mette sotto ogni immagine tutta una serie di metadati, fra cui anche a volte non so, le informazioni con cui è stata scattata. No, se è una fotografia, no. Vediamo, cioè, ci sono a volte anche le, non so, le informazioni sull'ottica utilizzata per fare la foto. Mamma mia, che brutto. Però vediamo un attimo se c'è questa informazione. No. A volte ci sono, vabbè, ci sono qua tra i metadati anche il tipo di ottica, il tipo di macchina fotografica utilizzata, quindi vabbè, è super super dettagliato, però quello che ci interessa è sempre questo. Ecco, c'è la data in cui è stata scattata e la licenza, ed è molto chiaro sotto ogni immagine. Vediamo questa. Vabbè, sono tutte, non sono fotografie vere e proprie. Ve ne faccio vedere una, parto dalla home page di Flickr e vedrete che, no, questo sono io, ho aperto il mio, scusate, sono le foto che uso per le interviste. Flickr, volevo cliccare questo, non la mia. Vabbè, è molto lento, molto molto lento, perché abbiamo la rete che è un po' sotto. Ecco, vediamo questo bellissimo panorama con le palme. Vediamo, ecco, visto è un account pro e quindi credo che ci siano tutte quelle informazioni. Ma che bello questo. E ci dice che cosa? Eccole qua, vedete? Tutte le informazioni sull'ottica, sull'esposizione, cioè cose che, il tipo di macchina utilizzata, cose che possono interessare più che altro ai fotografi, ai grafici, però guardate, tutte le informazioni anche sulle modifiche fatte, vabbè. Ok, la stessa cosa potete farla su Slash Share. Io vi dicevo prima, Slash Share, trovate le mie slide, ma in realtà trovate anche le slide di altri che sono sotto licenza Creative Commons, quindi ecco, scusate, così vi faccio vedere questo passaggio. Cioè, rispostiamoci dal punto di vista di colui che carica una presentazione, quindi non più di colui che cerca, ma di colui che carica un contenuto. Se io faccio un upload, facciamo finta di aver, cioè, modifico un upload che ho già fatto invece di caricarlo, ma è la stessa cosa, no? Se io vado in edit, lui mi ho cliccato su edit, ecco, cioè lui mi fa entrare nei dettagli, nei metadati della mia presentazione slide che ho caricato e mi dice, vedete, mi fa scegliere la licenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non devo neanche fare quel giro che vi ho fatto vedere prima di andare a prendere i metadati dal sito di Creative Commons e copia e incollarli nel codice, perché in realtà questo lavoro me lo fa già Slash Share, cioè Slash Share ha già inserito lui i metadati e non devo fare altro che aprire una tendina che mi fa scegliere il regime di diritti. All rights reserved è copyright, vuol dire che io non consento nulla. Poi ho le 6 licenze Creative Commons. Ok, questo è Slash Share. Ma come funziona Slasher? Funziona anche Zenodo, funziona anche tanti repository. Slasher è per le slide, ma per altri tipi di contenuti ne trovate per tutti i gusti, diciamo. Vi ho fatto vedere due di quelli che conosco, cioè Flickr per le foto e Slasher per le slide. Potrei farvi vedere Zenodo perché ci sono anche lì, cioè ho un account anche lì, però credo che siate in grado, abbiate capito il concetto e siate in grado di farlo da solo, quindi non perdiamo troppo tempo. No, ho fatto qualche cosa da non fare. Volevo tornare, ecco, tornare alla presentazione slide. Quindi, ho finito la parte sulle Creative Commons. Se ci sono domande, fatele adesso. Niente. E
Infatti, scusate, qua facevo vedere anche, tanto vado avanti a parlare, facevo vedere che la stessa cosa possiamo farla anche con la ricerca avanzata di Google su, qui abbiamo parlato di immagini o di slide, ma in realtà possiamo farlo su tutti i contenuti. E torniamo ancora qua. Se io vado su Google ricerca, ecco, torniamo sempre al famoso adenovirus. No, io voglio la ricerca avanzata, che purtroppo una volta era molto più in evidenza. Adesso dovete fare così, cioè dovete proprio salvarvelo come promemoria. La ricerca avanzata di Google è questa roba qua, cioè è una ricerca avanzata, insomma mi auguro che appunto a dei dottorandi di ricerca non debba far vedere per la prima volta la ricerca avanzata, ma è fenomenale perché mi permette di tagliare in modo davvero sartoriale la ricerca, cioè potete escludere, non so, alcune lingue, escludere dei paesi, escludere un periodo di tempo, se volete una notizia molto aggiornata, escludere tutte le altre che vi fanno solamente rumore, dire che volete solo, vedete, nelle ultime 24 ore, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese, cercare su un singolo sito dominio è fortissima, è potentissima, quindi usate Google il più possibile in questo e soprattutto date meno potere a Google. Nel senso che se voi usate Google in versione, diciamo, for dummies, Google vi dà più o meno quello che lui pensa che vi serve. E invece qua avete modo di, insomma, di dare, di avere molto più controllo. E vi volevo far vedere questo, cioè che tra i vari filtri c'è proprio il diritti di utilizzo. Eccolo qua, è l'ultimo in basso. Se io non lo imposto, lui mi lascia risultati non filtrati in base alla licenza, cioè mi dà tutto. Ma se io lo imposto, vedete che ho, se apro la tendina, ho risultati utilizzabili e condivisibili liberamente. Risultati utilizzabili e condivisibili liberamente anche a scopo commerciale e poi si aggiunge il modificabili, quindi utilizzabili, condivisibili e modificabili liberamente, utilizzabili, condivisibili, modificabili liberamente anche a scopo commerciale. Cioè sono esattamente i due parametri utilizzati anche da Creative Commons, cioè la possibilità di modifica e la possibilità di sfruttamento commerciale. E questo agisce su tutto, cioè non solo sulle immagini, ma su tutti i contenuti, quindi anche testi, anche video, anche che ne so, infografiche, musiche e via dicendo. Quindi basta sulle Creative Commons, direi che abbiamo detto. Se non ci sono domande vuol dire che o siete davvero o siete svenuti oppure sono stato molto molto chiaro, spero la seconda, e quindi mi accingo a introdurvi il concetto di open access.